Buongiorno signori, siamo tornati su Victoria 2. E perché siamo tornati su Victoria 2? Perché avevo voglia di giocare il bullo del mondo, cioè l'Inghilterra nel periodo più alto inglese, dove regnava ovunque, dove il sole non tramontava mai sull'impero e altre cazzate di questo genere. Oh, si respira un'aria inglese di quelle tipo andiamo a bombardare i porti di qualcuno. E non lo so cosa voglio fare con questa serie, è un po' filler, ma in verità cercherò di prendere i momenti più belli dell'essere il bullo del mondo, no? Probabilmente, beh, ovviamente una delle cose che voglio è l'Egitto, perché mi piace veramente tanto. Ovviamente proveremo anche a colonizzare il porco dell'Africa. Romperemo il cazzo alla Cina, romperemo il cazzo all'America appena ci sarà la guerra di secessione. Noi saltiamo dentro, cerchiamo di fregarci il New England come se non ci fosse un domani, perché mi va. Romperemo il cazzo a tutti quelli che posso rompere il cazzo, come mi viene in mente, in giro per il mondo. E forse ci faremo trascinare in qualcosa anche all'interno dell'Europa, probabilmente. Punto al Portogallo e all'Olanda, perché a me i belgi stanno sul cazzo. No, mi dà fastidio che l'Olanda, che di solito proteggono il Belgio, faccio anche l'Olanda, lo prende e diventa una great power. Non lo so, questo è l'imprinting del gameplay. Bulleremo in giro qualsiasi cosa, ovviamente se c'è la rivalità con la Russia, che non è che durerà tantissimo, immagino, e vediamo un po' cosa fare qua e là. Ma sono molto molto contento finalmente. Riorganizzo la flotta, riorganizzo l'esercito, vedo un po' come siamo messi, perché non mi ricordo, cioè non mi ricordo in sto modo come è messa l'Inghilterra, e da lì si parte e vediamo fin dove si arriva con questa avventura. Ma facciamo play e partiamo subito con i primi problemi, che sono i boeri. I boeri che discendono dagli olandesi, che sono venuti qua in Sudafrica, non si sono mai trovati bene sotto gli inglesi. Più di loro se ne stanno andando dalle fattorie e si stanno muovendo a est e a nord-est, cercando di andare nei territori dove comandano gli Xhosa e i Basotho. E probabilmente litigheranno con queste due popolazioni locali qua, eccetera, eccetera. Pure noi forse potremmo avere conflitti con i boeri a un certo punto. Fatto sta che non importa dove vadano, sono comunque sottoposti all'impero britannico. Vedremo che cosa faranno questi boeri vigliacchi. E iniziano già le prime cose, tipo la Prussia vuole che siamo amici. Ma a me va bene Prussia, siamo amici. Ovviamente ti pari il culo, fai bene Prussia ad aver paura. Fai bene. Qua abbiamo la decisione del trattato Webster Ashburn, che è praticamente quello per sistemare i confini qui del New England, che probabilmente farò subito, e se l'America non accetta vediamo di fare casino in men che non si dica, perché è giusto così. Abbiamo un sacco di navi, non abbiamo un sacco di sono comunque tanti, né? Comunque, però ci sono eserciti più grossi nostri, mi sa che quello russo, per ora. Ovviamente quando il gioco inizia siamo in una guerra con i donati nativi africani. E ora Sir Whitworth Aylman attaccherà questo manipolo di uomini che sta invadendo il nostro territorio. Ah, si danno la fuga, eh? Ma la porta Elizabeth. Diamanti, abbiamo trovato diamanti. Grandissimo. Sempre bello avere 3500 colonie dove si trovano un sacco. Sparate su quei dannati! Oh, ragazzi, hanno le lance, dovete solo sparargli, non è che è difficile. Sembra che Whitworth sia un po' un idiota, fine. Macquorn sa il fatto suo, ma niente può contro i fucili a un certo punto. Andiamo per la vittoria, allora. Dobbiamo sistemare un pochino le casse dello Stato, perché con la Lesser Fair, come ben sapete, non si guadagna un cazzo, quindi le tariffe andranno al 25% e magicamente i soldi più o meno torneranno in saccoccia, soprattutto dopo che abbiamo scoperto i diamanti. È la fine per voi. Oh, buono, ci assicuriamo la casa. Sinceramente non so bene su chi buttare la mia influenza, però sto facendo sugonato il Giappone, Olanda, Oman, il Belgio indirettamente, ma il Belgio lo vuole la Francia. Direi che il Belgio ci metto giusto per tenere fuori la Francia, solo per discreditarla tutto il tempo. Diamo, è imperativo comunque dar sempre fastidio ai francesi, né? Questo assodato. Ma cosa sarebbe una giornata senza un po' di tè e il giornale? Allora,
In notizia abbiamo: il Mughal Empire ha paura del nostro Might. In effetti può darsi che un giorno entreremo in guerra lì per svariati motivi. Il Chil va in guerra, Tigray va in guerra. Abbiamo anche notizie delle relazioni con l'Olanda che migliorano, quindi siamo molto... prosperità per il futuro. Alla fin fine, ragazzi, sapete che roba? Ho fatto pure alleanza con il Belgio, perché ho pensato che preferisco un'Olanda debole che posso mettermi in sfera per tutti questi motivi qua, piuttosto che un'Olanda unita e che posso fare. E poi do fastidio ai francesi se mi metto il Belgio sotto la mia protezione all'effettivo. Quindi si va. Tra poco finisci in sfera, te che vedi. E la guerra avanza. Sto aspettando. Beh, i soldi sono tratti in positivo intanto, perché il mercato si autoregola, sicuramente. E aspettiamo di finire lì per poi iniziare qualche azione sovversiva da qualche parte. Ed eccoci qua, che arrivano altri prodotti sul mercato inglese. Proprio quello che ci serviva. Guardate lì che bello. Guardate lì. Oh, cosa cazzo è successo? Sì, sì, lo so. Adesso i francesi si stanno mettendo all'opera per cercare di discreditarci. Ma in verità possiamo farlo anche noi, possiamo buttare fuori... Ehi, francesi? No, aspetto che gli salga prima di buttarlo fuori. Così si attacca a sta ceppa. Ma sti indiani, sti tizi, non è che magari sanno... Ecco, accetterebbero questa offerta. Così finiamo sta guerra inutile, entrate nella nostra sfera di influenza e noi si torna a casa belli che contenti. Oh, e abbiamo anche due decisioni belle tasty subito per far capire chi è che comanda il mondo. Allora, partiamo con il trattato di Umtata. Ora che la guerra con gli Xhosa è finita, è arrivato il tempo di discutere, insomma, quali sono i confini con i nostri colonialisti che stanno, i coloni che stanno aumentando. Dobbiamo forse incorporare un po' delle loro terre dentro nella colonia del capo. Quindi guadagniamo un po' di infamia, prendiamo prestigio, loro ci odiano e rinomiamo anche un paio di città in Kings William Town e Port Rex. Andiamo a vedere un attimo com'è che sono qua Bisho e Ugelele. Vediamo cosa, quando prendo questa decisione, cosa cambia. Puff. Oh, ecco, sì, esatto, ci siamo fregati. Loro abbiamo rinominato proprio il loro territorio. In più qua ci siamo fregati, siamo acchiappati il nostro Port Rex. Ebbene, e una è fatta. Poi andiamo a discutere delle questioni qui a nord, ovviamente. Perché, come dicevo prima, mentre il Belgio è di fatto un stato indipendente dall'Olanda già dal 31, dalla rivoluzione del 1831, non è stato ancora riconosciuto come stato dall'Olanda e tecnicamente sono ancora in guerra. Questo è molto importante. Quindi è nata l'idea nell'impero britannico che forse dovremmo mettere il nostro bene all'interno della discussione e cercare di mediare con gli olandesi. Ovviamente garantiremo l'indipendenza del Belgio e il controllo del Lussemburgo. Col nostro potere così sembra impossibile che rifiuteranno, quindi andiamo e vediamo. Dovrebbe mediate Belgian Independence, e penso che mi hanno anche ridato forse un pezzettino di territorio, non lo so, comunque bellissimo. Sai questo? Ah, sono i territori tedeschi. Come vedete la sfera inglese sta esercitando, che per ora possiamo vedere... No, ho sbagliato. Eccola qua. La sfera inglese è bella, bella potente, nel Belgio non ancora, ma presto lo sarà. Ci andiamo ad espandere un pochito qua e là. Devo uscire, l'India è nostra. L'India sarà sempre nostra, il gioiello della corona. E buono così, buono così. E abbiamo guai sul gioiello della corona, che non è ancora il gioiello, ma diventerà il gioiello. Con la morte di Ranjit Singh, il trono dell'impero Sikh è lasciato vuoto e non sarà facile rimpiazzarlo. Il successore del Maharaja è morto mesi dopo sotto circostanze sospette, e così è stato anche per quello dopo ancora. E tutto questo succede perché i principi del Punjabi stanno cercando di mantenere il controllo e si ammazzano fra di loro. Mentre i Sikh arrivano sui confini britannici, sembra che probabilmente saremo tirati in un conflitto. E ci sono alcuni che credono anche che questa sarebbe l'occasione perfetta di dichiarare guerra all'impero dei Sikh. Oppure instability in the Punjabi is unacceptable. Io penso che voglio fare guerra a qualsiasi cosa si muova, quindi... Signori! È guerra!
Vacca cane. E mentre inizia la guerra contro i Sikh, oggi, nell'anno di Nostro Signore 1837, William IV, per la grazia di Dio, re del Regno Unito, della Gran Bretagna e dell'Irlanda, difensore della fede, è morto nel castello di Windsor. Non ha nessun figlio legittimo. E la principessa Vittoria di Kent, la nipote di Williams, si è trovata a regnare sulla grande potenza del più grande impero coloniale che esiste in Europa. La sua coronazione sarà fatta il 28 di giugno 1838. Quando la principessa Alexandrina Vittoria della casa di Hannover è stata ufficialmente ascesa al trono del Regno Unito, della Gran Bretagna e dell'Irlanda come regina Vittoria. Il suo regno, che durerà fino ai primi anni del XX secolo, sarà ricordato poi più tardi come lo zenith dell'impero britannico, dove il sole non tramonta mai, bla bla bla, l'ultimo monarca, eccetera eccetera. Gli abbiamo già fatto un pippone della Madonna. Signori, rilasceremo Hannover, l'influenza cambierà, ci saranno delle elezioni, guadagniamo del prestigio. Sono tutti contenti. Io spero vadano sui Ma cazzo si chiamano? I conservatori, così posso mettere mano all'economia, perché ogni tanto allungo la mano qua e il mio cuore piange quando vedo il 100% di disoccupati in alcuni stati, nonostante siano poche centinaia, devo dire, per ora. Però quei 25.000 là nelle Lowlands fa veramente male, io potrei risolvere il problema molto velocemente. Come vedete, il nostro assalto, anche solo coloniale, verso i Sikh, cioè noi siamo ancora arrivati con le truppe, stiamo pensando alle nostre colonie a far guerra, guarda come si picchiano bene. Questo è il modo migliore per fare la guerra, signori, mandare avanti i nostri alleati a morire. Ed è stupendo. E qua arrivano altre menate, adesso piano piano me le smaccio. Cioè, è bellissimo giocare così, è bellissimo, perché fai quel cazzo che vuoi. Mentre vengono create le prime truppe qua sotto, come vedete ho fatto un po' di artiglieria, perché ne siamo sprovvisti al momento, ma le sto comprando. Sto già partendo con modernizzare l'esercito, perché è lì che si va a parare alla fin fine. Le nostre vittorie qui nel nord sono schiaccianti totalmente, e a breve dovranno per forza offendersi. Ora la Prussia ci rioffre un'alleanza, l'ho pensata però ancora. Non so bene come comportarmi qua, perché che vinca la Francia, l'Austria, la Prussia, che poi diventa Germania, non mi va bene in nessun caso. Però molto meglio avere un alleato forte come la Germania contro la stupida Russia piuttosto che il coso. Quindi sì, gliela do l'alleanza per ora, anche se so che potrebbe diventare un problema un giorno, ma cercheremo di non farlo diventare quello lì un problema un giorno. E mettiamoci sotto scacco anche lo shogunato del Giappone, che non si sa mai. Ci portiamo a casa anche questo. Beh, intanto iniziamo piano piano. È ancora lunga la strada, è ancora lunga. E alla fin fine l'impero di Sikh si arrende finalmente. Vediamo un pochino. Oh, vedete come abbiamo già annesso ed è già tutto molto più tranquillo e calmo questa regione. Finalmente abbiamo riportato la pace. È arrivato anche un giornale, vediamo. Prezzi aumentano, il Regno Unito si espande dopo la guerra. In quel posto sperduto qua di Sailcot. I francesi hanno paura che stiamo arrivando per loro. No, questo non è vero, ma è meglio che abbiano paura. C'è stata una ribellione in Canada. E poi vabbè, la nostra vittoria. E Gaza sta con noi. Signori, Gaza sta con noi. Bene, non stavo male se non stava con noi Gaza. Allora, sono andati, vorrei solo far notare che sono andati su conservatori, e guardate come vi faccio esplodere l'economia. Vedo PAM! Più 805. Vai così, più 1000, più 800, insomma è così. Ora gestisco un pochino questo cosa. Tra l'altro guardate qua come si investe nelle ferrovie. Guardate come già capillare l'Inghilterra, Dio santo. Altro che l'Italia. Guarda qua l'Italia. Cos'è l'Italia per ora? Niente. È una fatica l'Italia. Una tribolazione. Ai, signori, l'incidente di Kowloon. Un incidente oggi è successo quando un marinaio ubriaco ha assassinato un uomo cinese, e questo è scalato velocemente in una crisi con il governo dei Qing. Abbiamo insistito che il marinaio fosse giudicato da una giuria inglese, insomma tornasse in Inghilterra per essere giudicato da noi. Il sistema giuridico cinese, oltre a essere barbarico, risulterebbe in qualcosa che è tutto fuorché qualcosa di onesto.
I cinesi hanno invece chiesto che il tizio gli sia dato nelle loro mani, consegnato, e vogliono il diritto di poter punire questo cittadino britannico secondo le loro usanze e leggi. Il confronto col governo cinese ha fatto sì che venissero applicate, insomma, ci abbiamo litigato un pochino e ci hanno dato delle sanzioni ai nostri mercanti, e ora minacciano pure di far peggio, quindi il nostro prestigio come impero è a rischio. Andarsene ora, culare indietro, vorrebbe dire perdere non solo prestigio ma anche i soldi dei mercanti. Questo, cioè, vedete, guardate, questo non può succedere, questa è la scusa che ci serviva. Signori, siamo scesi in guerra con i Ming. Qualsiasi cosa succeda, noi gli si picchia questo qua. Ecco da dove arriva Free Hong Kong. Preparatevi perché arriva da qua Free Hong Kong. Ora mi serve solo una flotta grande sufficienza da poter trasportare là le persone che io non ho. Perché sono stronzo, non l'avevo fatta, giusto? Quindi costruiamo velocemente, se possibile, dei trasporti. Oh Cristo, abbiamo già quelli nuovi. Figata. Allora, signori, fun fact, ci arrivano notizie dai territori in Sudafrica. Non c'è un cazzo di fan in questo fact. Comunque, i Boeri, che si sono entrati nelle terre degli Zulu, hanno provocato una forte reazione, cioè quella che può essere chiamata la battaglia del fiume di sangue. È un massacro di Piet Retief e i suoi pionieri, che hanno cercato di negoziare. Insomma, sono arrivati nel territorio degli Zulu, hanno detto: noi vorremmo questo pezzo di terra e chiamarlo Natalia. Gli Zulu hanno detto: Golgazu amigo, e hanno attaccato. C'è stata la battaglia, ma i pionieri Boeri hanno vinto. Ora vi riporto gli eserciti. I Boeri erano circa 600, con un terzo delle truppe servitori neri del posto, contro 10-20.000 uomini Zulu. Le perdite sono state 3 feriti Boeri, 3.000 morti per gli Zulu. Quindi vi faccio capire, hanno vinto i pionieri. Ora, ovviamente, poi nel 43 gli inglesi sono andati a riprendersi questa cosa qua, ma per ora non sono più uno stato coloniale. They are colonial subjects no more. Glielo diamo, riconosciamo, rilasciamo Natalia. Come vedete, eccoli qua, questi sono gli Zulu, e hanno fatto, insomma, quello che dovevano fare, si sono liberati, si sono ritagliati un bel pezzettino di territorio per ora, sempre satellite nostro, a quanto pare. E la guerra contro la Cina? Ebbene, all'effettivo, ora che abbiamo preso i Sikh, abbiamo un territorio che confina con loro qua dietro, quindi possiamo, cos'è, lo Xinjiang sarebbe? Attenzione che eccolo qua sopra, lo Xinjiang. Qua mi sa che non ce l'hanno più come territorio al giorno d'oggi. Burma non ci vuol far passare, io comunque faccio le navi, intanto andiamo a difendere i nostri confini prima di prepararci all'attacco. Ma la puntata con queste notizie è andata già dove doveva andare, insomma, diciamo, per non farla diventare troppo lunga, la tagliamo qua. È arrivata la regina Vittoria, abbiamo preso l'impero in India, stiamo combattendo una guerra in Cina e i Boeri danno battaglia agli Zulu nel Sudafrica. E costruiamo un sacco di ferrovie, un fottio di ferrovie, ok? Io vi saluto e alla prossima puntata.